comunità sociali e politiche, in particolare del nostro vecchio continente. Ma ve le voglio leggere queste parole, che sono piene di speranza e mi paiono giuste per provocare intanto Don Gastone. Francesco oggi è l'ultimo profeta globale rimasto, non ne vedo altri, l'unico profeta che ci indica valori universali, che ci richiama a un nuovo umanesimo capace di salvare la dignità delle persone, della comunità, tanto rispetto alla forza pervasiva dei mercati e delle tecnologie, quanto rispetto al riemergere delle chiusure egoistiche e delle mitologie dei muri di ogni genere, simbolo di una speranza di nuova umanità. Dietro e dentro questi attacchi al Papa c'è la voglia di togliere di mezzo il profeta, di una idea del mondo che parla col Vangelo in mano e non rinuncia ai valori della umanità e della solidarietà. E mi domando, potevamo trovare una soluzione migliore che non avere Don Gastone, che accanto alla sua esperienza di prete e di pastore ha coltivato per tutta la vita una passione per la politica con la P maiuscola, o la politica che Paolo VI ha definito l'atto più grande, l'espressione più grande della carità. Tutta la vita, nel 73, col ciclostile, noi modestamente era dal 68 che col ciclostile si faceva punti d'incontro a Lucca, ma era un altro livello, non ho avuto la forza di andare avanti come quella tua, la determinazione, in mezzo a tante altre cose, di coltivare questa passione, questa di rappresentare sempre un sostegno a cattolici che si impegnavano in politica. Nel 73, col ciclo stile, i primi supplemento d'anima. Nel 78, 79, alla fine di uno dei tanti incontri estivi di riflessione e di meditazione, la nascita degli amici di supplemento d'anima, e poi il collegamento sociale cristiano, è ancora sulla breccia, ancora non molla, è ancora qui a provocarci, a sollecitarci. Alcuni di noi che sono qui presenti lo conoscono meglio, perché hanno vissuto intorno e nelle associazioni che sono nate intorno alla sua a questa sua passione, a questa sua missione. Ecco, non c'è da chiedergli, non c'è da fargli domande. Ieri sera mi ha telefonato per dire: ma come lo facciamo? Niente, parli. È stato qui anche di recente, invitato proprio in questa sede dai giuristi cattolici e dai medici cattolici, e alcuni di noi erano venuti, si erano infiltrati per ascoltarlo, e credo che sia opportuno che io mi chiedi, per non togliere spazio all'insegnamento che anche stasera da Don Gastone ci arriva. Rimango un po' sorpreso di questa presentazione generosa di Pier Giorgio, ma l'accetto come si accettano anche le provocazioni degli amici. Pier Giorgio è uno degli amici che ho incontrato nella mia vita, che più ho a cuore, che più ricordo, con cui ho collaborato e con cui appunto ancora, tenendo conto del suo ruolo attuale, collaboro volentieri. Senza mezzi termini, Pier Giorgio parlava di me come un appassionato per la presenza politica dei cristiani.
ed ha ragione. Io fin da ragazzino, in seminario, ho avuto questa passione. Certi personaggi, ormai mitici per certi aspetti, rammento uno solo, De Gasperi, fin da allora facevano riflettere e davano passione a un ragazzino che seminarista che voleva farsi prete. Per cui fin da allora ho avuto nel cuore accesa questo desiderio di giovare ai laici impegnati particolarmente nella vita politica. Ma con la consapevolezza fin da allora, per grazia di Dio, cresciuta poi attraverso letture, studi, esperienze, no? Contatti vari, con la consapevolezza che i cristiani, sia quelli impegnati nel volontariato samaritano, voi siete i rappresentanti del mondo della carità samaritana, sia quelli impegnati più sul versante del servizio al bene comune in modo da costruire al meglio una città dell'uomo a misura d'uomo, diceva Giuseppe Lanzati, devono essere qualificati in radice anzitutto da una grande passione per l'umanità, che è un'altra espressione per dire carità, amore, amore. Come si fa ad essere testimoni di Gesù anch'oggi, se non si ha sulla base della fede in Lui, una fede senz'altro essa anzitutto appassionata, una fede in Lui che ci porta a spendere la nostra vita secondo Lui, almeno a cercare, nonostante i nostri limiti e i nostri peccati, come si fa a non capire che la divisa numero uno, la divisa essenziale, non l'unica, ma la divisa essenziale della testimonianza cristiana è l'amore, l'amore per l'umanità. No? E allora io, già che tu hai parlato di me, della mia esperienza, mi pare che possa citare allora alcune attività che svolgevo sia nei primi anni del sacerdozio e poi anche di seguito proprio a Fiesole. Insieme, parallelamente vorrei dire, all'interessamento per i cristiani impegnati nella vita sociale e politica, anche attraverso l'aiuto avveniva di questo piccolo supplemento d'anima, io mi davo da fare, ero convinto che non sarei stato tranquillo se non mi fosse dato da fare, a parte e all'atere, anzi all'interno della mia testimonianza, del mio servizio presbiterale, pastorale, di coloro che avevano particolarmente bisogno del soccorso della carità samaritana. La carità del buon samaritano. Mi ricordo che demmo vita a Fiesole, c'è ancora, anche se ormai i protagonisti sono anziani piuttosto, a una piccola associazione che voleva, si impegnava a pensare a coloro che avevano necessità di vario genere sul piano dell'assistenza, sul piano della casa, sul piano della salute. Fondammo così, mandammo avanti un gruppo di persone che si riunivano al seminario di Fiesole o altrove ogni mese, che si chiamava Santa Maria dell'Accoglienza, mi ricordo, Santa Maria dell'Accoglienza. Che cosa faceva questa Santa Maria dell'Accoglienza? Quasi mi vergogno ora a dirlo perché cito me stesso, ma cito soprattutto altre persone. Si riunivano ogni mese, anzitutto per una mezz'oretta pregavano, con le preghiere della liturgia, con altre piccole riflessioni sulla pagina del Vangelo, e poi si scambiavano notizie sulle persone che avevano incontrato nel frattempo.
dalla prima riunione. Due ragazzi magari che erano scappati da casa, preda alla droga, che però si rivolgevano a noi, una famiglia che non ce la faceva pagare, delle persone malate e inferme che non erano particolarmente assistite, eccetera. Altre casistiche che voi conoscete meglio di me, senz'altro occupandovi di volontariato particolarmente assistenziale. E che cosa si faceva? Ci si divideva il lavoro. Nel frattempo, tra una riunione all'altra, funzionava il telefono. Ecco. Io ho trovato la possibilità di sistemare quella mamma che è rimasta sola, abbandonata dal marito, ma ho trovato la possibilità di sistemarla in un'altra famiglia. Oppure qualcuna delle famiglie che partecipavano dicevano sì, noi in casa nostra è possibile che possiamo accogliere questo e questo e quest'altro. Non tutte le famiglie possono avere questa vocazione, per carità, non voglio, dicendo questo, citando questi esempi molto belli, commoventi, per tanti aspetti ve lo posso dire, non è che dico che dunque tutte le famiglie devono fare questo tipo di accoglienza, no, neppure tra quelle famiglie lì che si erano dedicate particolarmente sotto la protezione della Madonna, Santa Maria dell'accoglienza, a fare questa opera assistenziale, caritativa, non tutte neppure potevano accogliere in casa loro. C'erano famiglie che avevano una casa più grande e ce la facevano. C'erano famiglie che stavano un po' meglio di altre e ce la facevano. O se non ce la facevano alcune a accogliere direttamente in casa loro, si occupavano di trovare soluzioni a questi vari problemi che capitavano. E così vi posso assicurare che sono state salvate tante persone in maniera abbastanza silenziosa. Erano una decina, una ventina d'altre volte le famiglie che si riunivano dagli anni 70 un po' in avanti. Ora che sono tornato da Prato dopo 21 anni di episcopato, ho ritrovato qualcuno e continuiamo a fare qualche piccola attività di aiuto agli altri. Ecco, questo secondo me era doveroso farlo da parte di uno o assisterlo o promuoverlo. Aiutarlo, questo movimento caritativo molto nascosto, questa piccola associazione Santa Maria dell'Accoglienza, da parte di uno che spendeva molte ore nel pensare alla vita politica e sociale, nello studiare, nel leggere, nel fare riunione, fare ritiri e così via. Ma con questa convinzione precisa, quella carità che spinge l'attività del buon samaritano, spinge a farsi prossimo, no, questa è la dottrina del buon samaritano, spinge a farsi prossimi delle persone che si trovano in difficoltà sulle strade e per le vie di questo mondo. Un cristiano che fa questo non può disinteressarsi di come è strutturata la società, di come è organizzata la società, di come la legislazione serve o non serve le persone concrete, di come il bene comune, che ridonda poi, se realizzato alla meglio bene, che ridonda poi in vantaggi vari, può veramente aiutare le singole persone umane a essere promosse quando avessero questo o quell'altro bisogno, o ad essere messe in grado anch'esse di pensare agli altri, D'altra parte, coloro che sono impegnati nella vita politica devono capire che non assolvono pienamente all'obbligo, all'amore, dell'amore cristiano, se al tempo stesso non si danno da fare anche loro come possono per risolvere la micro realizzazione del bene comune. Micro realizzazione del bene comune, e il micro riguarda le azioni, ma è un micro carico di grandezza morale e spirituale. Quindi a me pare che
è essenziale per i cristiani impegnati nella vita sociale e politica e per quelli che ancora capiscono e dovrebbero capire sempre di più in gran numero i cristiani che la vocazione politica resta uno degli aspetti della vocazione dei laici nel mondo ed è una vocazione della Chiesa, perché se solo i laici hanno responsabilità particolari nell'ambito della ricerca del bene comune, a pari con tutti gli altri cittadini, tutta la Chiesa nel suo insieme ha una vocazione sociale, altrimenti non si comprenderebbe come i papi avessero scritto e continuano a scrivere le encicliche sociali, tutta la Chiesa. Quindi guai se coloro che sono impegnati in politica, coloro che sentono fortemente la vocazione impegnata in politica, non si domandano come, cosa, a livello personale, individuale, a livello di famiglia, possono fare per rimediare a quel male o a quell'altro, come possono cooperare a qualcuna delle attività del volontariato impegnato sul fronte del buon samaritano. D'altra parte, e ne hanno bisogno anche loro, coloro che sono impegnati nel volontariato del buon samaritano devono capire che anche la stessa carità, lo stesso movimento di carità li porta ad occuparsi di come, alla luce delle grandi verità umanistiche proprie della dottrina sociale della Chiesa, possono cooperare anch'essi e come aggregati volontari e come singole persone alla politica del bene comune, alla politica del bene. Bisogna riconciliare carità e politica e carità. Mi ricordo una volta in una rivista dell'Azione Cattolica scrissi proprio un piccolo articolo: riconciliare carità e politica, riconciliare carità e politica. Appunto Pier Giorgio ha ripetuto, come fanno tanti, come fa anche il Papa, quella parola di Paolo VI che nell'ottogesima Advenias, la sua enciclica sociale molto importante, la politica come il più alto grado della carità, la più alta manifestazione della carità. Non, è una parola di Paolo VI molto, molto ripetuta, che però, mi permetto di dire, ancora si deve per la prima volta a un altro Papa, a Pio XI, il quale negli anni 30, ricevendo un pellegrinaggio di cattolici provenienti dal Belgio, parlava della politica come la più alta manifestazione della carità, cioè la carità verso il bene comune, la passione per il bene comune, la non rassegnazione a che il mondo vada male, a che nel mondo ci sia la guerra, a che nel mondo ci sia lo sfruttamento, a che nel mondo ci sia la disoccupazione, a che nel mondo ci sia la malattia non sanata, a che nel mondo ci siano le ingiustizie varie, a che nel mondo ci siano dei poteri che strozzano le persone umane invece di aiutarle, no? Questa passione, che è la stessa passione della carità cristiana, anima l'impegno politico. E allora credo che sia importante fare questa riflessione oggi. Io prendo spunto dal titolo di questo vostro seminario, perché Vos Populi, mi sono un po' scervellato, di che vogliono dire con Vos Populi? Che cosa vogliono dire? Allora, ho capito che in un modo o in un altro ci poteva rientrare sotto questa parola, questa espressione Vos Populi, un desiderato esame di una concezione politica abbastanza diffusa oggi, almeno si dice, ideologia più umoralità, che è appunto il populismo. Noi siamo, ci sono libri che parlano del populismo, per esempio ho due libri di due laici, uno Todorov è un bulgaro naturalizzato francese, I nemici intimi della democrazia, e parla dei populismi anche non solo, e l'altro Marco Revelli, anche lo credo sia un laico, che è proprio un populismo 2-0, è un libretto che
E allora cosa, io credo sia utile rifletterci un momentino. Io vi do quello che ho potuto leggere, quindi non sono originale, ma mi pare che queste riflessioni possano farci comodo. Intanto dicendo questo, ecco, per noi che parliamo col Vangelo in mano, o comunque non ci sa ora in mano, col Vangelo nel cuore, dicendo questo, dire volontariato, che differenza c'è? Già nell'impostazione, diciamo così, no? Nell'impostazione radicale, tra l'esperienza del volontariato ispirato all'amore, naturalmente, e le tendenze più o meno ideologico o morali che vanno sotto il nome di populismo oggi, su cui si può discutere, su cui si scrivono libri, articoli, per carità, ma guardando un po', non direi superficialmente, ma genericamente, il che non significa superficialmente, io direi questo, ecco, dire volontariato, il vostro volontariato, il nostro volontariato attraverso le varie associazioni, i vari sodalizi, significa dire cultura dell'atteggiamento oblativo comunque sia. Non è possibile concepire il volontariato se non vedendo come anima del volontariato una concezione dell'oblatività. Siamo, il volontariato si distingue per un atteggiamento radicale, in partenza, fondamentale, di oblatività comunque. Oblatività comunque. Se io guardo invece, magari ora una piccola analisi, che sulla scorta di queste piccole letture possiamo fare, se io guardo dentro la tendenza ideologica o morale populista grandemente rilevante nella politica di oggi a livello non solo italiano, a livello mondiale, in questo momento i libri ne parlano del populismo americano, del populismo europeo, del populismo italiano e così, significa dire queste tendenze, cercare di cogliere un aspetto abbastanza fondamentale, un'anima di queste tendenze, significa dire cultura di un atteggiamento radicalmente difensivo dei propri interessi, delle proprie posizioni. Il volontariato si caratterizza per l'oblatività, in partenza. L'atteggiamento populista si caratterizza per un atteggiamento difensivo. È un atteggiamento difensivo, mi difendo da, e anche le analisi che ho visto in questi libri o in certi altri articoli vedo che soprattutto questo, per esempio c'è un'osservazione riguardo alle elezioni americane che hanno eletto con una maggioranza impensabile che ha sconvolto tutte le previsioni degli analisti, no, dei politologi americani e non solo, non c'è dubbio che non è che abbia vinto il mondo più povero, ha vinto per certi aspetti, il voto per Trump è legato al mondo che non stava male, ma che ha perso molto nei confronti di quello che era prima, deprivato, una deprivazione. Si è perso, quelli che erano arrivati a uno standard di vita abbastanza benestante si sono visti privati in contemporanea con l'arrivo degli immigrati, con quelli che vengono dal Messico, là, con quelli che vengono dall'Africa, eccetera, eccetera, con un fenomeno evidentemente non piccolo ma massiccio, serio, non c'è dubbio. Allora mi pare di non sbagliare se dico che l'atteggiamento fondamentale del volontariato è l'oblatività comunque, l'atteggiamento fondamentale, radicale, del populismo, del populista, del capo del populismo di vertice, del populismo di popolo, è l'atteggiamento prevalentemente comunque difensivo. Prima devo pensare a difendermi da quelli, quegli altri che vengono da, così via. Questo mi pare importante.